Amici, buongiorno, sono Carlo Restagno. Oggi vi presento un interessantissimo e nobile, diciamo così, bianco piemontese che si chiama Arneis, prodotto da Cascina Galarin, che è un mio amico, che sta a Castagnole delle Lanze. Lì è zona di barbere e moscati innanzitutto, infatti è fortissimo sulle barbere il nostro amico Galarin, e però adesso ha acquisito questa vigna a Neive con l'Arneis, Lange Arneis, e devo dire risultato eccellente. Allora, cominciamo dal colore. Colore bello, il solito giallo paglierino, sì, è il solito, però qui ci sono dei bei riflessi verdolini e nello stesso tempo i riflessi sono anche virano anche un po' sul giallo oro, quindi verdolini ma anche oro, è molto molto bello, è luminoso, proprio i riflessi nel bicchiere attraverso il liquido del vino sono luminosi. Passiamo all'olfatto. Allora, olfatto molto complesso e molto tipico, con pera matura, un po' di mela golden. Qui man mano vengono fuori, c'è una punta di banana, sotto sotto un pochino di ananas, questi qualcosa di tropicale, ma soprattutto il profumo distintivo degli Arneis di qualità, il miele da caccia con una sfumatura miele da caccia, poi vedremo la sfumatura. Cominciamo a metterlo in bocca. Morbidissimo, ma anche con la sua bella acidità che gli dà freschezza, che controbilancia, cioè la morbidezza che avvolge il palato è controbilanciata dalla giusta acidità. Il miele d'acacia ce l'abbiamo anche in bocca e una lieve, è molto complesso, una lieve nota di miele che ci ricorda persino il miele d'arancia, persino. Delicato, corposo, molto equilibrato, un gran bel Arneis. Con cosa lo accompagniamo? Lo accompagniamo da aperitivo. Con questa delicatezza ci possiamo mettere le carni crude, ci possiamo anche mettere delle insalate estive, un prosciutto e melone, dei crostacei, gamberetti, a fine pasto, macedonia di frutta. Cari amici, ricordate, quando volete bere bene, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.